Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Jackie Arte Uncinetto, io mi chiamo Jacqueline. Oggi vi propongo ancora un tutorial per addobbare il nostro Natale, per addobbare il nostro albero di Natale, per addobbare le nostre ghirlande. Comunque oggi in questo tutorial faremo insieme due palline di Natale. Io oggi lavorerò sempre con Lisa Lorex, ok, Ready Art, 50 grammi, 133 metri, articolo 9809-819, colore 0008, lotto 63-1491, e anche con il bianco, ma lascerò nella descrizione box il numero dell'articolo e anche il colore, perché non lo trovo più la fascettina, perché sono andata avanti con il tutorial. Poi lavorerò sempre con questo, con questa bellissima rocca, con l'urex oro e multicolor. Iniziamo uncinetto 3,5, ok, faccio il mio capietto, faremo 5 catenella, 3 4 5. Comunque queste palline di Natale potete lavorare con qualsiasi acrilico o anche la lana, a piacere vostro. Allora salgo, chiudo le mie 5 catenelle, ok, ho chiusa, faremo 3 catenelle per salire. E dentro il mio archetto faremo 13 punti alti, quindi 1, 2, questo è il terzo e quarto e quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, dieci, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. Ok, abbiamo fatto 13 punti alti. Questo pezzettino che ho qui già posso tagliare, giro il mio lavoro. Qua inizio con 3 catenella nello stesso posto che sono salita, faccio ancora un aumento, quindi sono 2 punti alti nello stesso punto. Nel prossimo ancora 2, nel prossimo ancora 2, per ogni punti alti sottostanti faremo 2 punti alti insieme, quindi alla fine avremo 26 punti alti. Ecco qua, ancora 2, 1 e 2 nello stesso posto, ancora 2 punti alti nello stesso punto alto sottostante, ancora 2, ancora 2, ancora 2 punti alti. Ok, 2 ancora, 2, e nell'ultimo punto alto sottostante 2. Allora, queste palline di Natale sono fatte solamente con questi 2 giri. Si taglia, tiro il filo, poi lo nascondo, ok, nascondete così,
poi tagliate il filo. Ok. Taglio il filo. Quindi di rosso dobbiamo fare 10. Io ho fatto già 3, 3, 6, 3, 9 e 1, 10. Ok. La stessa cosa dovete fare con bianco, 10 bianco e 10 rosso. Questa è una palina. Questa qua è la seconda palina. Iniziamo con bianco. Comunque, avete capito bene? Dovete preparare 10. 10 di questi. Ok, sono solo due giri. Primo giro sono 13 punti alti, poi si gira il lavoro e per ogni punto alto sottostanti due punti alti insieme per 10 volte. Fate 10 metà luna, lo chiamo, ok? Poi fate ancora 10 bianco e qui è per una pallina. Un modello di pallina. Questa qua è ancora il secondo modello di pallina. Quindi questa iniziamo con cerchietto magico, lavoro sempre con 3 e mezzo e qui salgo con 3 catenelle. Non vorrei sbagliare, mi sa che è 13 punti alti, quindi contiamo 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12. Ecco, c'avevo ragione, 12 punti alti. Quindi ho fatto 3 catenelle. Dentro il mio cerchietto magico faccio ancora 12, 11 punti alti. Con le catenelle sono 12. Allora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Conto, se ho 12 punti alti, 3, 3, 6, 3, 9, 12. Qui posso chiudere il mio cerchietto magico, faccio il mio 2 giro, tiro bene e qui già nascondo questo filato che mi è rimasto. Quindi salto una catenella, due. Nella terza catenella prendo con un punto bassissimo e chiudo. Vedete il filo qua? Adesso inizio a nascondere lavorando sopra. Quindi qua faccio 2 punti alti. Eh sì. 3 catenelle per salire, ancora un punto alto nello stesso posto, ok? Nel secondo punto alto sottostante ancora 2 punti alti e già inizio a nascondere il mio filo che era rimasto. Quindi ho 4. Nel prossimo punto alto sottostante faccio ancora 2 punti alti. Nel prossimo ancora 2, nel prossimo ancora 2 punti alti, nel prossimo ancora 2 e continuo a nascondere il mio filato, 1 e 2 punti alti nello stesso posto, ancora 1. Il secondo sempre nello stesso posto sottostante e così per tutto il giro. Finisco questo giro e faccio il terzo giro con voi. Questo è il secondo giro, ok? E di queste palline qua, di questi circoli, dobbiamo fare solo 4. 4 bianchi e 4 rossi, sono 8 in totale. Ok, sempre 2 punti alti per ogni punto alto sottostante, ecco qua, 2 e nell'ultimo ancora 2.
e chiudo nella stessa catenella, 1, 2 nella stessa, un punto bassissimo. Ok, eccolo qua, questo è il secondo giro. E terzo giro faremo 3 catenelle nello stesso posto. Faccio ancora un punto alto, quindi ho un aumento, 2 punti alti insieme. Prossimo punto alto, faccio un punto alto da solo, nel prossimo faccio due punti alti insieme, nel prossimo uno, nel prossimo 2 punti alti insieme, ancora uno da solo, 2 punti alti insieme, nel prossimo un punto alto da solo e nel prossimo 2 insieme. Quindi questo terzo giro è solo di ripetizione, 2 punti alti insieme e uno da solo per tutto il nostro giro. Quindi io vado avanti qua con voi, uno da solo, 2 punti alti insieme, uno ancora da solo, 2 punti alti insieme, un punto alto da solo e 2 punti alti insieme. Ancora uno da solo, due insieme, per tutto il nostro giro. Adesso vado un po' più veloce, così finiamo prima. Ecco qua. E l'ultimo sarà un punto alto perché il primo sono due insieme, quindi se finisce con un punto alto solo è giusto. Quindi qua nella terza catenella chiudiamo 2 catenella, taglio mio filo, ok, e qui abbiamo fatto prima un po' così. Allora, con questo se avete a casa l'Urex, potete lavorare con l'Urex tipo questi anche, ok? Potete fare tutto il contorno, faremo così. Allora faccio il mio capietto, vado nel primo punto alto, ok, faccio un punto basso, quindi per ogni punto alto sottostante dobbiamo fare un punto basso per finire le nostre palline, ok? Se avete questo uguale al mio defilato con l'Urex, ok, se no altrimenti finite con l'Urex normale. Ecco qua, quindi per ogni questo sono 10 pezzi bianchi e 10 rossi, quindi io devo fare tutti i punti bassi intorno a tutti i 20 le 20 lunette, fare una luna che è un metà circolo, quindi dobbiamo lavorare solamente un punto basso per tutti i 20, così per fare una bella rifinitura alla nostra pallina, che bellissima, avete visto anteprima anche nella foto. Quindi nell'ultimo punto alto sottostante faccio un punto basso e qui 2 catenella, 1, 2 e taglio il mio filo.
Quindi questa è quello che dobbiamo fare per i 20 pezzi bianchi, sono 10 bianchi e 10 rossi. Fate la rifinitura o con questo che avete uguale a me, se non con l'urex, oppure potete fare nel bianco, fate i punti bassi rossi, e nei rossi fate i punti bassi bianchi se non avete l'urex. Ok, bene, bella uguale. Invece questi che sono 8 archetti, la stessa cosa. Prendo il mio filato, faccio il mio cappietto e quindi inizio per ogni punto alto sottostante, giro questo e nascondo già questo filato, farò un punto basso per tutto il mio cerchietto, così. Così venirà bellissimo i nostri panini di Natale. Per ogni punto alto, opa, faremo un punto basso, così. Nascondo anche questo filato rosso, inizio a fare i punti bassi sopra e lo nascondo. Quindi non avete bisogno di ripassare questo, e anche il bianco, se avete lasciato con la rifinitura dei punti bassi, potete già nasconderlo, oppure potete anche ripassare con l'ago oppure con un uncinetto per nasconderlo. Eccolo qua, non si vede più il rosso, perciò così. Allora, io farò tutto il contorno delle mie 8 palline più le mie 20 mezzalune, e farò la rifinitura così di punti bassi su tutte quelle che già ho fatto, e poi andiamo a montare le nostre palline e a rifinire, fa delle belle rifiniture la nostra pallina di Natale. Ok, quindi io finisco questo giro qua con voi. Ecco tutti i punti bassi dovete fare per ogni punto alto sottostante, anche se sta chiudendo non fa niente, se apre dopo, quando ho finito lo apro un pochettino e va bene, anche perché dopo dobbiamo chiudere tutti i nostri angolini. Ecco qua, 2 catenelle, e qua ho finito. Ecco qua, e anche questa è finita. Allora, se non avete l'urex, come ho detto, questo o questo che ho io faccio con questo che mi piace di più, potete fare dove c'è le palline, i cerchietti rossi, la rifinitura con punti bassi con bianco. Dove sono i cerchietti bianchi, fatti punti bassi rossi, se non avete questo qua dell'urex, oppure altrimenti questo qua. Comunque un giro di rifinitura di un colore diverso da quello che abbiamo nel cerchietto dobbiamo fare. Ok, io vado avanti con il mio lavoro. Quando ho fatto tutti i miei giri di punti bassi, sia qua in queste qua e in queste, poi torno con voi e faremo la nostra rifinitura. Ok, montiamo le nostre palline di Natale. Andate avanti. Eccoci, ho preparato già le 10, le mie 10 lunette. Ok, 3, 6, 3, 9, 1, 10 rosse, ok, e poi ho fatto le mie 3, 3, 6, 9, 10 bianche. Poi ho fatto
4 cerchietti rossi e 4 cerchiette bianche. Ok, adesso faremo un uguale a questo, la nostra pallina di Natale. Quindi inizio con una catenella, ok, chiudo, faccio una catenella di 15 catenella, scusatemi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ok. Faccio 1 2 catenella, la prima catenella la salto e vado nella seconda e inizio a fare dei punti alti per ogni catenella sottostante. Quindi 3 con le catenelle, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Ok, fatto i miei 15 punti alti, quindi adesso faccio 2 catenella, posso tagliare il mio filo, tiro, taglio qua e taglio anche questo. Dobbiamo fare 2, eccolo qua, 1 e 2, 2 di 15 catenella con 15 punti alti. Poi dopo io ho fatto 15 catenelle, quindi una, questa è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, faccio ancora 2 catenelle in più, taglio il mio filo, ok. Queste due me la posso tirare proprio 15 catenelle così. Qua taglio e qui posso tagliare. Ok. Ecco. Abbiamo bisogno di 2, ok? Per le 2 palline di Natale. 2 di questo. Una volta che abbiamo fatto tutto, adesso andiamo al montaggio della nostra pallina natalizia. Quindi prendo la mia colla caldo, iniziamo, passate un po' di colla qua, ok, più qui, non tante, poca proprio, e andate a unire così tutte e due, ok, per ogni petalo. Poi volevo dirvi, se volete la vostra pallina di Natale più grande di questa, fate un giro in più, ok. Io ho fatto solo 2 giri, quindi se volete più grande potete fare qualche giro in più, ok, a gusto e piacere vostro. Quindi una volta che abbiamo fatto le 10, andiamo a unire con la colla caldo così, ok. Io vado avanti attaccando tutte le mie palline. Mi raccomando, quando andate a mettere la colla, guardate che il verso non è questo dritto, che dritto è qua dall'inizio, questo è il rovescio, quindi la colla passate poca qua così e poi andate a unire, schiacciate bene, ok,
Andiamo a unire le 20 sfere che abbiamo, 20 archetti a luna che abbiamo fatto. Così. Ok. Tensionano rimanere attaccate. Eccolo qua. Proprio così. Io vado avanti quando ho finito di fare la unione con la colla delle 20 mesellune che ho fatto per la nostra pallina di Natale, ritorno con voi, ok? Ecco qua, io ho fatto le mie 10, ho attaccato con la colla a caldo tutte le 20, ok? Mesaluna. Adesso prendiamo, abbiamo fatto, attaccato qua con la colla a caldo, adesso dobbiamo passare la colla a caldo qua, ok? Non nella parte che abbiamo già attaccata, ok? Giriamo questa parte qua. Proprio in mezzo, mettiamo a posto bene, prendiamo la colla e facciamo così. Ok? Adesso prendiamo una bianca, questa è la parte che ho attaccato, giriamo, prendiamo questa parte qua e tacchiamo insieme. Ok? Così. La nostra unione adesso è questa. Ok, chiamo anche qua e uniamo anche questo. Ok, faremo così con le 10 lunette che ci abbiamo. Quindi prendendo sempre una bianca e una rossa. Poi volevo dirvi, se volete fare le sfere tutte in un colore, la pallina o sfere, come volete chiamare, potete fare anche in un colore unico. Ok, io ho voluto fare bianco e rosso, molto bello l'effetto. Poi vedete, perché adesso non si vede proprio niente, e quindi fatti questa lavorazione adesso così. Ok, prendo questa parte di sopra che ho già attaccato, quindi è questa. Tenete un po' così, attacchiamo bene senza, come ho detto prima, brusarsi. Ecco qua. Ok, io adesso attacco tutte le mie lunette, ok? Attaccate anche le vostre, così, e poi torno con voi, ok? Fate così in tutte le 10 rosse che ci avevamo e le 10 bianche. Ecco qua, una volta che ho attaccato tutte le due parti delle nostre lunette, ok, adesso iniziamo a ritaccare ancora. Però adesso fate attenzione, qui c'ho il rosso, quindi qua c'ho bianco, quindi io farò così, ok? Da una parte dove c'è il bianco mettiamo il rosso, dove c'è il rosso mettiamo il bianco. Perciò iniziamo a attaccare così adesso. Ok. Quindi dove c'è il bianco metto il rosso, dove c'è il rosso tacchiamo il bianco. Ok, proprio così. Guarda che bella, le nostre sfere natalizia venirà bellissima. Qua pure. Dove c'è il bianco va il rosso, dove c'è il rosso va il bianco. Così, ok. Tenete forte. Ancora. Dobbiamo attaccare 5.
Quindi adesso bianco mette rosso e dove c'è rosso è bianco. Ok, così. 1, 2, 3, 4 e quinto. Dove c'è bianco metti rosso, dove c'è il rosso vai bianco. Ok, e quindi qua stringiamo bene per attaccare bene. Ok. Allora, la stessa cosa farò con questi 5 qua, tanto inizio già con voi. Bianco con rosso, ok? E rosso con bianco da quell'altra parte. Stringete bene così, a posto. Ancora. Muovere bene bella anche facendo le lunette con 3 giri invece di 2. L'ho fatta la misura media, misura grande dovete fare 3 giri invece di 2. Ok, però è una sfera natalizia molto bella di effetto e si fa subito. Quindi dove c'è il bianco vai il rosso, dove c'è il rosso vai il bianco, ok? Stringete forte. Quindi l'ultimo, ecco qua, dove c'è il bianco va il rosso, dove c'è il rosso va il bianco, quindi questo è l'ultimo. Quindi abbiamo fatto 5 e 5, guardate che meraviglia, ancora non è pronta. Allora adesso questi qua che ho fatto, i 15 punti alti, prendiamo questo qui, ok? Tutte e due insieme, mettiamo un po' di colla qua, proprio poca poca, ok? Mettiamo qui questo bianco e iniziamo a girare piano piano così, ok? Un po' di colla qua, più unire un po' ancora e girate un po' di colla, anzi lo metto così. Così lo posso girare senza tirare tanto. Ecco qua, rimanerà così, ok? Questo è uno. Adesso metto un po' di colla qua per chiudere bene, ok? Facciamo nel secondo, il secondo farò così e anche qua. E qua la stessa cosa, inizia a girare con quell'altro, ok? Qua metto un pelino di colla e quindi qua siamo a posto. Sto attaccando pure io, normale. Allora adesso mettiamo un po' di colla qua, ok, così. Questo che abbiamo fatto lo mettiamo qua così. Adesso facciamo la unione, ok, mettiamo qua la colla così. Prendo questa, vediamo se la parte rossa, vedete? Quindi va il bianco, eccolo qua, ok, questo bianco va attaccato qui, ok, così. Dovete tenere forte per, ecco, attaccare bene. Adesso questo di sotto, la stessa cosa, già c'è un po' di colla qua, lo metto ancora, mettiamo il sotto così. Adesso li unisco ancora, ecco qua, proprio in mezzo, ok? Così. O così. Ancora colla qua.
dobbiamo unire questa parte. Ecco qui, tirate un po' che ci arriva. Ok, tenete un po' così per chiudere e unire tutto la nostra sfera natalizia, bellissima, ma si effetto. Adesso andiamo a mettere un goccettino qua, ma proprio poco, ok? E fate così, unite insieme. Un goccettino qui e unite proprio insieme. E qua. E qua. Così. Per ogni lunetta dovete fare questo lavoro. Però. Questo abbiamo fatto già tutto il giro. Ok, adesso vado di sotto, la stessa cosa che ho fatto sopra, faccio qua. Ok, uguale. Dobbiamo unire tutti e due angolini. Così. Una volta che abbiamo fatto i cerchietti, la rifinitura è proprio bellissima. Poi potete addobbare, rifinire come volete voi, a gusto e piacere vostro. Queste sfere natalizie potete addobbare l'albero di Natale, potete fare un bel fiocco con due paline, potete fare per la porta, per addobbare la nostra porta, o anche sopra l'albero di Natale possiamo addobbare pure. Faremo la nostra ultima rifinitura qua. Prendiamo una palina, proprio dobbiamo metterci insieme così. Ok, qua. Così apriamo. Bene. Potete mettere la palina e colore a piacere vostro, ok? Sempre aprendo le nostre lunette. Qua. Ancora una pallina, giro così, metto anche un goccettino qua e qui possiamo, ecco, così. Con un po' di pazienza ci arriviamo anche qua. Ok, ecco, teneteci un po' perché non è con la caldo, non tiene, ok? Volta che è attaccato tutto, aprimo bene come avete visto nella foto. Ok, io adesso vado avanti, ritacco bene tutte le mie palline. Comunque, è tempo che perdiamo di più. E per metterci le palline qui in mezzo, dobbiamo tenere così per un po', che così si asciuga la colla. Ok. Io vado avanti e poi torno con voi quando ho messo tutte le mie palline. Senza parlare che potevo mettere anche queste palline così, senza essere uguali alla mia.
qualsiasi pennina che ci avete a casa, ok? Eccoci qua, adesso sì, io vado avanti, ci metterò tutte le mie pennine e poi torno con voi. Guardate che bella, ok? Poi si apre tutto, si mette a posto tutto bene. Va bene? Io vado avanti, andate avanti anche voi. Dopo, una volta che avete messo le paline, ok, dobbiamo rifinire queste qua poco poco così e dobbiamo solo unire un po' alla fine. Ok, così. Uniamo anche qua sopra un po', solo qualche rifinitura per dare questo bello effetto per la nostra sfera. Ok, basta qualche goccio e ci siamo. Anche qua dobbiamo unire queste due parti, ok? Così. Riaprire bene e vedere il dettaglio dei colori. Anche qua un po'. C'è qualche goccettino e ci siamo. Manca un goccettino qua, ma poco, e poi posso anche chiudere così. Ecco qua. Ok, molto bella, proprio bellissima. Adesso chiudo anche questo. Vedete? Qualche goccettino di colla e famo la nostra rifinitura fatta bene, così si apre. Il colore lo vediamo, è rosso e bianco. E l'effetto. Ce l'ho queste qua. Queste palline qui. Se metti questa oppure metterò, anzi, oro. Non volevo mettere argento, però argento non va bene. Allora, rifinimo con qualche palina qua intorno, così mettete prima la colla, poi una palina alla volta insieme. Ok, così. Queste qua sono quelle che ho tagliato, che ho fatto anche la ghirlanda, anche la campanellina che avete visto nel tutorial precedente. Ok, ecco qua, mancano ancora due, uno e ancora uno. No, questo no, questo è grande. Ecco qua. E qui abbiamo fatto la rifinitura di sotto, bellissima. Andiamo di sopra, la stessa cosa faremo anche qua. Ci metto un po' di colla, non tutte, perché sennò dopo mi si asciuga, e rifinimo anche qui così. Ok. Potete rifinire con qualsiasi addobbo che ci avete a casa, oppure senza rifinire, così la nostra pallina già è finita, la nostra sfera natalizia. Potete fare qualsiasi colore a gusto e piacere vostro. Ok, ecco qua. Qui possiamo mettere a posto bene, eccoci qua, qui si vede sopra. Rifinitura qua sotto, ok, qui vicino possiamo metterci queste piccoline, ok, una e una qua.
Allora, queste palline qua sono queste qua che ho tagliato. Che state vedendo che ho messo prima sono queste che ho tagliato, che ho messo qua sopra. Ok, quindi qui possiamo finire così. Una qua e una qua. Ok. Essere proprio chiuse, che vedete che è un po' aperto, mettete un po' di colla in più e si chiude all'istante, ok? Quando vedete che c'è, vedete così, mettete un po' di colla in più, tenete un attimino e faremo la nostra chiusura fatta bene. Ecco qua, vedete così. Più chiudete, più viene bella. Eccoci qua, la nostra sfera bellissima. Ok, adesso iniziamo quell'altra sfera. Eccoci qua, sono tornata, adesso faremo quell'altra sfera, ok? Allora, iniziamo, mettiamo un goccetto qua e chiudo così proprio, ok? Un goccetto qua, decolla e chiudo, proprio così, a metà così deve essere, ok? Questa uguale, il verso deve essere quello dritto, ok? Quindi chiudiamo così un goccettino qua e chiudo. Un goccettino ma proprio poco, ok, non ha bisogno di tanto. E quindi qua adesso uno qua e un goccettino qua. E ci mettiamo questa e questa insieme, così proprio. Ok, tutti e due. Una rossa e una bianca. Adesso una bianca, giro così proprio dentro. Il verso dritto è dentro, ok? Quindi un goccettino qua, appena chiudo. Un goccettino, aspetta, qua e chiudo. Poi vado qui, un goccettino di colla. E chiudiamo, ok, proprio così. Adesso prendo una rossa, quindi fate una rossa e una bianca, ok, uno qua e chiudo, un goccettino, proprio un goccio qua e chiudo, un goccio qui e qui, uno e due. Adesso faccio con il bianco, stessa cosa. Un goccettino qua e chiudo. Uno qua e chiudo. Uno qui e uno qua. E posso chiudere. Tenete un po', ok. Ecco così. Adesso la stessa cosa faremo qui, uno qua e uno qua. Immagina un albero di Natale solo con queste sfere natalizie, bellissima. La stessa cosa qui, anche questa invece di farla
fare questa, volete fare più piccolina. Qui ho fatto tre giri, fatti due giri solo, ok? Adesso qua un goccetto il rosso qua, dovete proprio avvicinare, capito? Così, e tenete un po', dare il tempo di asciugare la cola. Se vedete che si apre, mettete ancora la cola, si vede come si appocca, e tenete un po', aspettate un po', 2 secondi, così. Ok, adesso qui ci metto quella rossa, chiamo un po' di più di cola, ecco qua, metto ancora qua, teniamo un po' così, mettiamo l'ultima. E adesso ottengo per 2-3 minuti proprio così. Ok, lo tengo così, dovete tenere così per 2-3 minuti e poi torno con voi. Ecco qua. Adesso in mezzo mettiamo la colla così, ok, mettiamo le nostre 15 catenelle, tensione, e adesso unisco tutto. Ok, ci metto un po' di più per unire. Ecco qua. Unisco già questa sfera, queste due qua. Ok. Tengo di più, prendo di più così me lo chiudo bene. Adesso iniziamo subito a unire. Allora, dobbiamo unire, siamo da qua, bianco col rosso, ok? Quindi proprio insieme così, uno bianco e uno rosso, ok? Uniamo questo. Bianco e uno rosso, così fate la rifinitura fatta bene proprio in punta, così dobbiamo chiudere bene, ok? Così questa qua insieme. Bianco con rosso, ecco qua, tenete proprio così. Questa con questa, guardate sempre un bianco e un rosso. Bianco e uno rosso, e così per tutto il nostro, la nostra sfera. Vedete di sotto che già è tutto attaccato bene. Io vado avanti, torno con voi quando ho finito di attaccare tutte queste, ok? Andate avanti anche voi, poi finiamo la rifinitura della nostra seconda sfera. Ecco qua la nostra seconda sfera, bellissima, guardate. Ben dopo qualche filo che è rimasto della colla potete anche togliere. Se vedete che sono aperti, mettete ancora un pochino di colla, ma
a penna, per chiudere un po', perché deve essere proprio chiusa, così, ok? Nostra sfera. Adesso faremo la rifinitura. Qua sopra, comunque l'altra, metterò delle palline, ok? Oro, sempre, richiamo il colore che c'è. Oggi il mio angolo creativo è un po' appiccicoso, direi, però sono contenta e felice. Sto facendo le mie sfere per il mio albero di Natale, però questo qua farò un bel fiocco e lo metterò sopra il mio albero di Natale, questo qua. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui sopra abbiamo fatto, ok? Andiamo sotto e qua la stessa cosa sotto dobbiamo fare, e poi il filo della colla comunque rimane un po', lo togliete con la mano, si toglie bene. Anzi, facciamo così, ok, facciamo una bella rifinitura anche sotto, una in mezzo, poi tutta intorno, così per rifinire un po' più carina. Ecco qua, che bella. E con poco filato e pochi addobbi che se avete a casa potete fare le vostre sfere di Natale. Ecco qua, questa è sotto e sopra, e questa è finita, quindi abbiamo due sfere di Natale. Adesso, se volete, ok, senti, se volete, io perché lo farò, come avete visto nella foto anteprima, c'è le palline, le sfere da sole e le sfere con il fiocco. Ecco qua. Tengo uno, faccio ancora uno, ok. Aspettate, se avete queste qua, queste sono un po' rigide, che così si fa subito a fare un bellissimo fiocco, ok. Aspettate, faccio più piccola, piccola. Ecco qua, faremo così, ok. Qua ci metto subito un pennino di colla e lo tacco, quindi giro e questo lo posso già attaccare così. E il secondo lo attacco qua nella colla che avevo messo, ok? Eccola qua, rimango un po' appiccicosa, ma comunque ho fatto, finalmente. Questo lo posso tagliare allora. Possiamo anche adobare la nostra il nostro albero di Natale sopra così. Adesso prendo un filato, non lo tacco perché lo do l'idea a voi, poi fate voi a piacere, gusto vostro, ok? Ecco, così fate un nodo, ok? Qua possiamo anche metterci il Babbo Natale. Dove sta mio Babbo Natale? C'è l'albero di Natale. Mettiamo l'albero di Natale, li chiamiamo il Natale, quindi questo potete utilizzare come l'ultimo pezzo per addobbare sopra proprio l'albero di Natale vostro. Quindi qua, vedete, così potete attaccare con questo filo sopra, e così sta sopra l'albero di Natale. Bellissimo, meraviglioso. Qua in questa, se volete aggiungere qualcos'altro, ma direi che questa sfera così va bene. Comunque questa qua è molto bella. Poi io ho dato l'idea
io ho fatto i tutorial, mi auguro che vi è piaciuto anche questo tutorial, bellissimo. Ok, comunque avete visto della foto, l'anteprima, adesso usate la vostra creazione. Potete realizzare in qualsiasi colore, in qualsiasi misura. Come ho detto prima, questa qua, le lunette, io ho fatto due giri, potete fare un giro solo e fate più piccolina. Questa qua ho fatto uno, due, tre giri, potete fare due giri e fate la sfera piccolina. Quindi a gusto e a piacere vostro. Ok, poi la montate bene, perché dobbiamo montare, ok, che è un po' schiacciatella, ma comunque è di effetto. Ok, mi auguro che vi sia piaciuto anche questo tutorial, ragazzi. Al prossimo tutorial natalizio. Grazie a tutti veramente di cuore, alle amiche che si stanno iscrivendo, alle amiche che sono entrate adesso, sono iscritte adesso, che mi stanno conoscendo adesso. Ringrazio anche le amiche che stanno chiedendo di entrare nel mio gruppo di Facebook, che sono tantissima. Il mio gruppo sta arrivando a 2000 amiche e mi fa tanto piacere. Mi fa anche piacere quando mi lasciate un messaggino chiedendo i consigli, le taglie, di qualsiasi cosa. Io comunque ci sto. Qualsiasi messaggio lasciate, appena vedo rispondo, non ci sono problemi. Ok, in quel piccolo che posso aiutare, io ci sono. Comunque, se volete regalarmi quel like, iscrivetemi al mio canale. Ok, lasciatemi quel bel messaggino che mi fa tanto felice. Comunque, al prossimo tutorial. Un bacione al cuore di tutte voi. E un sereno Natale anche con questa bellissima sfera che potete addobbare qualsiasi cosa. Dalla misura piccola, questa è la media e dalla grande. Ok, al prossimo tutorial natalizio. Ciao ciao!